Gianni Colacione per Liberi.tv, siamo alla conferenza nazionale sulla legalizzazione della prostituzione, oggi sabato 21 aprile 2012 a Palazzo Valentini a Roma. E siamo in compagnia di Lasse Brown, che ha fatto un interessante intervento dando un taglio storico, culturale al fenomeno della prostituzione. Poi dopo appunto ci illustrerà un po' anche qualche excursus sulla terminologia che è stata nella storia si è stratificata e le varie abitudini su come identificare questo fenomeno. Lasse Brown, scrittore e regista, che ha tratto appunto spunto da un suo libro per il suo intervento, parlandoci appunto delle origini della prostituzione. Le origini sono le origini storiche della storia, perché noi intendiamo spesso sentire questa definizione, la più antica professione del mondo, e questo, quando ho cominciato ad occuparmi di questa storia, sono andato a vedere dove è cominciata la civiltà, perché è da lì che bisogna cominciare, cioè nella civiltà dei Sumeri, i quali sono i primi, infatti per quello si chiamano civiltà, che hanno lasciato tracce imponenti addirittura di tavolette con scrittura cuneiforme, che poi è stata tradotta da certi archeologi francesi, eccetera, eccetera, e di cui questa documentazione si trova alla Bibliothèque Nationale de Paris. Quindi lì si vedono tutte le professioni che sono elencate dalla parte dei Sumeri, e questo io appunto qui nel mio intervento le ho lette, perché non me le ricordo così, sono talmente tante che... Ecco, allora... Donne scrivane, stenografe, divinatrici, negromanti, cameriere ad ore, pettinatrici, impiegate di negozi ed articoli vari, cantanti, cuoche, panificatrici, birraie, balie, guaritrici, portatrici d'acqua, filatrici, tessitrici, lampadiere. Insomma, qui c'è tutta una serie di professioni tra le quali noi non vediamo né prostituzione né... così come la chiamano adesso, servizio sexual worker, lavoratore del sesso, cose del genere. Tutto questo qui nella prima civiltà umana non si registra questa faccenda della più antica professione del mondo. Quindi già lì cominciamo a vedere le grandi balle che si raccontano su questa situazione, che naturalmente diciamo al giorno d'oggi risente di tutti i secoli in cui le prostitute venivano bruciate vive. Oh ragazzi, qui non mica questi sono crimini contro l'umanità che si sono fatti, cioè c'è stata un'istituzione che ha preso queste donne, le accusava di stregoneria e poi te le bruciava vive in mezzo alla piazza. In una cittadina tedesca, a un certo punto, in una pubblica piazza ne hanno bruciate 150 e anche più, e dopo hanno dovuto mandare degli scalpellini a sgrassare il grasso che si era di questi roghi che si era depositato contro le pareti di questi palazzi. Quindi una cosa pazzesca, l'attacco alla prostituzione, cioè al sesso libero, perché il sesso libera la mente, e quindi l'attacco è stato talmente violento che oggi ancora si risente di tutto questo. Non è mica una cosa che è passata tanto tempo fa, sono pochi secoli in fin dei conti. Comunque, ritornando all'antichità, che almeno sorridiamo un po' e ci rilassiamo, erano delle maestre di piacere che a un certo punto sono entrate a far parte di una cosiddetta diciamo prostituzione religiosa. Attenzione, perché c'erano le divinità del sesso, c'era Ishtar per esempio a Babilonia, la grande divinità del sesso che poi è stata diciamo trasformata in Afrodite, Venere nei tempi. Questa Ishtar, c'erano le Ishtaritu, che erano delle vere e proprie maestre di sesso, che andavano nelle varie case
oppure aspettavano gli stranieri, perché il problema era sempre quello, che gli stranieri che arrivavano in qualunque città dell'antichità, tra Babilonia o anche altre, non avevano contatti con persone, non è che si portavano appresso l'harem come hanno fatto eventualmente più tardi. Quindi avevano bisogno, come sempre, di contatto fisico più che altro, non è un lavoro. Possiamo dire che era una specie di servizio turistico, di accoglienza. È un servizio di accoglienza, bene, esatto, possiamo anche dire così. Era un servizio di accoglienza per cui questi commercianti che arrivavano in queste città trovavano delle situazioni per cui potevano avere un contatto fisico con una donna o anche con un uomo. Adesso io mi occupo esclusivamente di donne in questo contesto, però voglio dire, i ragazzini che nell'antica Grecia avevano il loro maestro sono stati tanti, quindi insomma c'è anche la prostituzione cosiddetta di uomini, di ragazzi che andavano con il loro protettore, chiamiamolo così, no? Maestro. Quindi tutto questo ha naturalmente un'implicazione enorme, perché il sesso è alla base della vita. Cioè, il sesso, perché si fa sesso? Primo perché ti piace, quello è il trucco della natura, io lo chiamo, ha inventato questo, se no non si sarebbero accoppiati se non c'era di mezzo piacere. E quindi, avendo promosso questa situazione di piacere, per cui da lì nascevano poi i bambini e quindi si propagava la specie, ecco che tutto questo ha avuto una grande importanza, soprattutto nella religione, e quando a un certo punto la religione è diventata una religione oppressiva, che negava il sesso e che proibiva il sesso, allora uno si dice, ma perché questa religione che ancora oggi è imperante da tutte le parti e che condiziona tutti a non fare sesso, perché tutto quello che vogliono è che non si fanno, che poi loro lo facciano è tutto un altro paio di maniche, che loro poi si facciano i bambinelli, le bambinelle, tutto questo è naturalmente fa parte di tutto il gioco. Comunque, fatto sta che a un certo punto tutta questa situazione è diventata una situazione critica per quanto riguarda il potere, cioè il sesso ha un potere e chi detiene il potere del sesso detiene il potere su tutto, in poche parole, perché il sesso è alla base di tutto. Possiamo intanto inquadrare un pochino questo libro che ha scritto, che è molto interessante, Lo scialle giallo, Lasse Brown, Edizioni Clandestine, che già l'editore è tutto un programma. Esatto, l'ho scelto perché quando l'ho promosso un po' mi hanno scritto in tanti, però questa Edizioni Clandestine mi ha subito detto, ah ecco, questi magari ci stanno, perché il libro picchia duro, non è un libretto così che uno dice, vabbè, adesso cominciamo con gli scimpanzé e le banane, perché il libro comincia così, cioè, perché la femmina normalmente accetta un compenso per il sesso? Lo vediamo, gli scimp non sono, diciamo, condizionati dalla cultura umana. E lì si vede che quando la scimpanzé femmina è in calore, i maschi si mettono tutti in fila per andare ad accoppiarsi. E allora si è visto che ci sono dei maschi furbetti che arrivano con una banana, gli danno la banana alla femmina e quella li fa scoppare per primi. Quindi questo è, diciamo, l'origine, si può dire, darwiniana, chiamiamola così, della prostituzione, che poi è un semplice favore che si accorda a chi ti fa un favore. Tu fai un favore a me, io faccio un favore a te. Non è chissà che cosa. Adesso sì, si parla di tutto questo problema della tratta, del trafficking, insomma c'è tutta una questione moderna che riguarda la criminalità organizzata e tutto questo, per carità, fanno benissimo a occuparsene. Però voglio dire, guardando indietro si trovano tante di quelle storie così simpatiche e carine. Per esempio la figlia di Cheope, quello che ha fatto la grande piramide, lei scopava con chi portava una pietra grande così per costruire la piramide di suo padre. Quindi insomma è una cosa interessante, no? Che la figlia, la principessa,
si facesse scopare da questi che portavano un sassone grosso quadrato per la costruzione della piramide è qualcosa di interessante. Interessante pure, non lo so, nella Venezia del 1600 eccetera, c'erano le prostitute che venivano ingaggiate dal Consiglio dei Dieci, che è l'autorità di Venezia, e venivano chieste di mettersi con le tette di fuori sui ponti, per esempio sul ponte di Rialto, ponte qualunque altro ponte, con le tette di fuori per farsi vedere. Questo perché? Perché si era scoperto che a Venezia c'erano un sacco di omosessuali e allora si voleva invece cercare, perché gli omosessuali hanno un problema che non fanno figli, e quindi Venezia, che aveva bisogno di soldati come sempre è successo da tutte le parti, e promuoveva la prostituta, diciamo, che si metteva col seno di fuori sui ponti, in modo che tutti vedendola si arrapavano e magari andavano a scoparla. Quindi tutto questo è interessante. L'altra interessante storia è quella di Solone. Solone, un nobile ateniese di circa 600 avanti Cristo, come si suol dire. Questo Solone aveva scoperto che in Grecia c'erano due sorte di donne adatte al sesso. Erano le ierodule, di cui si parla pochissimo, che erano delle ragazze nobili, ricche, eccetera, che andavano a servire nei grandi templi di Afrodite. E in questi templi, per esempio a Corinto, ce n'era uno dove ci si trovavano 1200 ierodule vestite con abiti, cioè immaginatevi 1200 ragazze meravigliose. E quindi queste però, quelli che arrivavano, gli stranieri, dovevano mettere un obolo nella cassa dei sacerdoti. Le eterie, che sono l'altra forma di prostituzione dell'antica Grecia, erano invece delle donne bellissime, colte, che sapevano stare nei simposi insieme agli uomini, che parlavano benissimo, insomma erano persone altolocate che anche loro costavano un occhio della testa. Allora Solone, che era un democratico non tipo quelli di oggi che fanno pena, ma era un democratico vero, ha capito che il popolo aveva bisogno di avere contatti fisici con delle ragazze, eccetera. Allora andò al mercato degli schiavi e ne comprò due dozzine, quindi 24 ragazze, le mise, comprò anche nelle casette giù al porto, e quindi lì facevano arrivare e lì poteva entrare chiunque con magari una prenotazione, e c'era sesso a spese dello Stato. Cioè Solone, il più grande, il primo che ha inventato la parola democrazia, ha inventato sesso a spese dello Stato. E insomma, voglio dire, cerchiamo di ricordarcele queste cose, se no buonanotte. Nella Roma antica c'erano le lupe erano quelle di basso rango, chiamiamolo così, che poi erano tutte delle ragazze molto belle, vestite con una pelle di leopardo e basta, quindi ce n'erano una migliaia. E poi c'erano le meretrices, cioè le meretrici, che erano invece come le eterie, cioè di altolocate. Non parliamo poi di altre situazioni, facciamo un salto, di cose ce ne sarebbero da raccontare per ore e ore. Facciamo un salto alla Francia del 1260, dove c'era questo re, detto il Santo, Luigi IX, XI, mi ricordo, il quale ha dislocato le prostitute in certe zone della città e poi ha detto che potevano offrirsi lungo il fiume, che vuol dire bordelot o bordelot. Quindi da lì viene la parola bordello. La parola bordello quindi deriva dal fatto che questo Luigi il Santo ha inventato questa storia del bordelot. Quindi insomma di storie ce ne sono a raccontare a centinaia. Quindi io consiglio, leggetevi questo libro, Lo scialle giallo. È questo. Lasse Brown, Lo scialle giallo, edizioni clandestine. Marina di Massa. Perfetto, ringraziamo Lasse Brown, gli diamo appuntamento, nel caso fosse anche un navigatore su internet, su liberi.tv, dove potrà trovare questa intervista a breve montata e una piccola web tv. Saremo onorati se anche lei ci seguisse. Grazie ancora. Molto bene, grazie. Grazie.